Penso che il mattino sia un momento magico. Porta con sé la tranquillità della notte, mentre il sole si fa strada inondando ogni cosa di luce ed energia, man mano che sale sull'orizzonte. La nostra mente è molto simile. Appena svegli abbiamo ancora la calma del sonno, mentre pian piano i pensieri iniziano a farsi strada. Come si può iniziare la giornata al meglio? Oggi vedremo una piccola sequenza yoga che puoi eseguire al mattino prima di andare al lavoro o affrontare la giornata, per attivare il corpo, richiamare a raccolta le energie e creare una situazione di benessere. Inizia con la posizione yoga del coccodrillo. Sdraiati sulla pancia. Le braccia sono piegate davanti a te. La fronte poggia sulle mani. Piega le gambe, così. Allarga bene i fianchi, poi riporta le gambe a terra, le punte dei piedi in fuori. Respira. Scegli di dedicarti questo momento. Lascia fluire i pensieri e concentrati sul respiro. Mentre inspiri, osserva come i polmoni si allargano e la pancia preme contro il pavimento. Mentre espiri, i polmoni si svuotano e la pancia si ritrae. Continua così. Ora preparati ad eseguire la posizione del cobra. Le gambe sono unite e strette l'una all'altra, in modo da attivare la muscolatura. Porta le braccia piegate all'altezza del petto. I gomiti sono vicini al busto. Inspira e inizia a sollevare la testa. Estendila verso l'alto e in avanti. Anche le spalle e il torace si sollevano. Non usare la forza delle braccia. Usale solo per tenerti in equilibrio. Riporta ora la fronte a terra. Poi appoggia il viso su un lato. Riporta le braccia all'altezza del petto, gomiti verso il busto, e questa volta spingi via il pavimento con le mani. Le gambe sono sempre strette l'una all'altra, solleva la testa. Infine, scendi sul tappetino da yoga e assumi la posizione del cane a testa in giù, pronta ad affrontare la giornata cambiando punto di vista. E dopo questa sequenza, sarai pronta ad affrontare la giornata anche con tranquillità mentale, flessibilità e forza del corpo, grazie agli esercizi che mirano a migliorare la circolazione, la postura e la forza. Grazie per l'attenzione.